stanchissimo, sono andato a lavorare, non ho dormito come voi. Possiamo giocare a pallone. Mi sposto pure la macchina, voglio vedere se me l'ha colpita ancora. Devo passare a palla veloce. Aurora, dovrebbe arrivare a minuti, dice. È vero, se non arriva, non ti segue. Non mi segue? Cosa vuol dire, Aurora? Se no, va bene. Ti vedo il latte noi. Esatto, noi facciamo colazione e attendiamo che arrivi. Leoncini, ho appena finito il turno di notte. Oh, sono stanchissimo. Hai fatto andare il cancello! Ma che Aurora! Abbiamo sentito il rumore del cancello aprirsi! Quindi vuol dire che è arrivato Papà Mike! Papà, sei arrivato! Ciao Mike! Sono appena arrivate, queste due stanno già urlando. Non le sopporto, sono stanchissimo. Devo farmi coraggio e scendere. Devo far finta che non esistano, Leoncini. Nemmeno tempo di rientrare a casa. Oh, ciao anche a voi. Ci stava così tanto bene al lavoro. Ma no, ma cosa stai dicendo? Oh, anche voi mi siete mancate tantissimo. Visto che sei appena arrivato, io proporrei di andare a fare un paio di cose. Allora, prima di tutto vorrei andare al mercato. Sì, al mercato, perché è da un po' che non ci andiamo. E poi a fare giusto due spese. È vero, papà. Hai un po' anche le mie scarpe che sono rotte? Ah, anche per le bollettine per i capelli. Ah, dimenticavo il ticchietto. Sono appena arrivato, calmatevi! E una vuole andare a fare shopping, vuole andare al mercato. E l'altra vuole le scarpe, che le abbiamo comprate nuove l'altro giorno. E le mollettine e il cerchietto. Io sono appena rientrato da 8 ore di lavoro. Dovete darmi una calmata, sia una che l'altra. Datemi un attimo di respiro, perché io sono stanchissimo! Non è possibile una cosa del genere. Sono appena rientrato. Ho bisogno di dormire. Dovete lasciarmi assolutamente tranquillo, almeno sino a metà pomeriggio. Io ho bisogno di dormire tantissimo, mi esplode la testa. Ho bisogno di stare tranquillo, dovete lasciarmi tranquillo. Papà, mi ascolta! Anche io dovrei dirti un'altra cosa, Mike. Ma Mike, comunque, ti stavo cercando di dire che ho visto un'offerta bellissima al mercato. Non puoi capire, è un'offerta imperdibile. Si tratta tipo prendi 3, paghi 1, una roba del genere. Su dalle pentole in offerta, Mike. Non possiamo perderla. Papà, non me le scarpe di ove? Ah, anche tu con queste scarpe nuove, questa con quella. Lasciatemi tranquillo, lasciatemi tranquillo. Sì, poi volevo anche dirti un'altra cosa, Mike. Tu vuoi sempre... Mike, ascoltami, tu vuoi sempre invitare i tuoi amici a casa. Se vuoi invitare i tuoi amici a casa, dobbiamo prendere un po' di cose come la frutta e la verdura, altrimenti facciamo anche brutta figura. Oh, Laura, le prendiamo un altro giorno, non importa, sono stanchissimo, mi fa male pure la testa. Papà! Cosa c'è? Sono anche i poppin. I poppita, Aurora! Ma ne hai 300 di là! Domani te ne compro 20, domani! Però no oggi, no oggi! Sì, dai! No oggi, dai! Sono tanto stanco, mi fa male la testa! Dai! Dai, papà! Dai, Mike! Ci serve per forza! No, sono e dai! Dai, papà, ti danno anche le mie amiche! Lasciatemi tranquillo, dai! Dai, dai, i poppin! Dai però, ci tenevo così tanto le mie pentole. Poi se spariscono però mi arrabbio con te, Mike, io te lo dico. Cioè non è possibile, una volta che c'è un'offerta, tu non vuoi andare. Oh, basta! Mi avete stancato! Sia quella piccolina che quella grande! Ora sapete che vi dico, fuori da questa camera! Io ho bisogno di riposare, sono stanchissimo, sono andato a lavorare, non ho dormito come voi! Fuori, sapete cosa vi dico? Fuori, 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 tutte e due! Fuori, fuori! Io devo... No, fuori, fuori, anche tu piccolina! Fuori, 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 ho bisogno di riposare!
Fuori tutte e due. Non si può mai fare niente con te, però. Fuori tutte e due. Fermala, fermala. Basta, basta, la farfalla. Ho bisogno di dormire, lasciatemi dormire. Fermala, guarda Auric, guarda il gioco, guarda la farfalla, guarda la farfalla. Oh, amata libertà. Mi sono liberato di loro, era ora. Aurora, ma uffa però. Non ci porta niente. Cosa devo fare io, Aurora, se non ci compra niente? È sempre il solito, vuole dormire, ma vuole dai. Vuole dormire, dorme sempre. Ma appunto, e noi cosa facciamo intanto? Oh, mio caro Bao. Oh, la mia schiena. Avevo proprio bisogno di fare questo pisciolino. Laura, possiamo giocare a pallone? Vuoi giocare a pallone? Va bene, dai, ti accontento. A cosa vuoi giocare? A pallone. Sì, ma a calcio? Sì. Ok, va bene, dai, andiamo a giocare. Ma dov'è il pallone? Non lo so, bisogna cercarlo, Aurora. Sinceramente non so dove l'hai messo te l'ultima volta che ci hai giocato. Sì, vai, Auri, vado anche io dall'altra parte. Oh. Eccola! Hai trovato Aurora! Oh, grande Auri! Hai trovato il pallone! Vai. Dai, Laura, facciamo i passaggi. Ecco! Grande Aurora! Vai, prendilo! Oh, grande Aurora! Oh, stavo per perdere. Vai! Io fatti. Vai. No, Aurora! No, nell'erba è andato a finire la palla. No, Laura, papà ci uccide. Lo so, Auri. Dovete sapere, Leoncini, che papà Mike è molto fiscale con la sua erba. E guai se la si tocca. Ma non ti preoccupare, Aurora, vado io. Ci penso io. Ci sono, si chiama il tiro della Laura. Vado, Laura, tiro forte, forte. Vado. Non ci credo. Questo è il rumore di un pallone. Laura e Aurora stanno giocando a calcio in giardino quando io avevo chiesto un po' di tranquillità. Non avevo chiesto tanto. Non è possibile! Cosa state combinando voi due? E allora? Che paura! Avete finito? Di far cosa? Avete tirato una pallonata fortissima al vetro della camera! È stata Aurora! No, è stata Laura! Non è stata Aurora! Laura! Ah, quindi c'è una delle due comunque è stata! È stata Laura! Aurora chi è stato? Laura! Laura chi è stato? Aurora! Chi vi ha dato l'ordine di giocare a pallone nel mio giardino? Mi state cercando di rovinare l'erba per caso? Il giardino non è solo tuo. Ha ragione Aurora, è anche nostro, sia il mio che il suo. È di tutti quelli che partecipano in questa casa. È vero. Quindi non ti puoi lamentare. Ah, ogni volta volete avere ragione voi. Io torno a dormire adesso, sono stanco, non ve lo ripeto più. La prima che sento giocare mi infurio come una iena, quindi giocate come degli uccellini silenziosi. Sì, bla. Sì, dai, ciao. Auri, vieni che andiamo a giocare con la palla, dai. Sì. Vai, Auri, vai di là. Va bene. Ok, vado, parto io, pronta? Andiamo. Vediamo se questa volta, riusciamo a stare un pochino tranquilli. La vedo dura. Tocca a me, due, vai. Aspetta. Scusa Aurora, aspetta. Tocca a me, vai Auri. Aspetta, tieni la mano. La tengo, vai. Ok, vado, tocca a me. Due, vai. Mi stanno irritando quelle due. Non potevano andare a giocare al parco come fanno tutti i bambini. La tengo, vai. Aurora, cambiamo gioco, sono stanca. Sì,
Aurora, l'ho notato che sei stanca, sei seduta sulla mia gamba. Facciamo, non lo so, aia, facciamo i rigori, col pallone. Praticamente, non so molto bene come funziona, perché io non sono capace. Però tipo devi lanciare la palla, il gioco consiste che devi lanciare ancora la palla, ok? E fai mostrare. Sì, te lo mostro. Dai, allora ti spiego bene come funzionano i rigori. Praticamente c'è un portiere, che sarò io, e tu che devi segnare, facile. E la porta saranno questi due sassi, quindi da qua fino a qua. Ok? Semplice, no? Laura, mi piace proprio questo gioco. Sono pronta. Presa! Adesso vado io in porta. Dai, Laura, spostati. Sì, ok, mi sposto, Laura, calmati. Ok, ci siamo, abbiamo fatto un cambio di ruoli. Dai, dammela. Vado. Sei pronta? Forza. Vado. Pronta. Mi levo pure la ciabatta, devo fare un gran tiro. Oh oh, le macchine al papà. Ah, Auri, abbiamo colpito la macchina del papà Mike. Aurora. No, no. Questo rumore è la palla che ha colpito il vetro della mia macchina. Io non ne sopporto più. Con tutte le cose che sono successe fino adesso, pure la macchina. Ma mi sembra normale una cosa del genere. Addosso alla macchina avete tirato il pallone. Siete due irresponsabili. Non posso più, non ho più parole per voi due. Fatemi spostare la macchina adesso, dai. Scusa. Non lo facciamo più. Davvero, giuriamo. Giurello. Sì. Niente. È vero, non abbiamo fatto niente. Non è possibile una cosa del genere, non è proprio possibile una cosa del genere. Pure la macchina. Non c'è più rispetto. Mi sposto pure la macchina, voglio vedere se me l'ha colpita ancora. No papà, guarda la palla. È vero, c'è la palla dietro la macchina. La palla è dietro la macchina. Devo passare la palla veloce. Corro. Cosa urlano? Mannaggia! Dopo che si sono messi pure a giocare a calcio e mi hanno colpito la macchina, questi adesso urlano, una cosa hanno da urlare, nemmeno li ascolto. Dai, continuiamo la mia manovra. Oh. No, lei fa male i piedi, l'ha schiacciato il papà! Lo so, Aurora, tu non ti preoccupare. Adesso, quando arriva il papà, le sente su forte da me! Gli fa tanto male a piede! Tu adesso? Siediti qua, non ti preoccupare che il papà è arrivato, adesso ci penso io a lui. Hai visto cosa hai fatto alla bambina? L'hai visto, vero? Che gli hai schiacciato il piede? Mannaggia te! Ah, io non ho visto niente, Laura, sono appena rientrato, ma come ho fatto a schiacciargli il piede? Stai calma, non l'ho fatto apposta! Tanto male! Mi metti nel canale! Adesso papà prende il pallone della Laura! Vai. Ma perché Laura? Ma perché tutto questo? Ma non l'ho fatto apposta. Ma non l'avevo vista. Aspetta. Leoncini, lasciate subito 1000 like se volete rivedere Mike vivo. Altrimenti lo ucciderò con le mie mani. Dopo quello che ha fatto, è il minimo 1000 like. Hai capito che non ma perché? Ma non l'ho fatto apposta. Ma non l'ho vista. Non l'ho vista.